Educazione Finanziaria è un podcast che ti aiuta a comprendere il mondo della finanza e a gestire al meglio il tuo patrimonio. In studio Enrico Mantovanelli, consulente e formatore finanziario. Benvenuto a questo nuovo episodio. Oggi parliamo dei rischi del conto corrente cointestato. Noi italiani amiamo il conto corrente e lo utilizziamo spesso con la cattiva abitudine di considerarlo il deposito di molti dei nostri risparmi. La ricchezza sui conti è in continua crescita, ne ho già parlato nei precedenti episodi, dimenticandoci spesso dell'erosione che mai come oggi è causata dall'inflazione, piuttosto che dai mancati possibili rendimenti per non aver correttamente pianificato e quindi investito questi risparmi. Siamo così innamorati del conto corrente che ne abbiamo mediamente più di uno. L'esempio dei nostri genitori, che nel 99% dei casi si sono sposati in comunione di beni, e soprattutto quando poi iniziamo una convivenza piuttosto che ci sposiamo, ci porta ad aprire un conto corrente cointestato, piuttosto che un'altra abitudine è quella di aprire un conto corrente cointestato insieme ai nostri genitori e ai nostri fratelli. Ma ci sono dei rischi ad avere un conto corrente cointestato? È sempre così efficace? E se ci sono dei rischi, quali sono? Lo scopriamo nell'episodio di oggi. Il primo esempio che vi voglio raccontare riguarda la vita di coppia. L'esempio che dicevo prima, quando ci si sposa, spesso, oppure si convive, si apre un conto corrente cointestato. Premetto, se siamo in un regime di separazione dei beni, è meglio, anzi assolutamente consiglio ad ognuno di avere il proprio conto corrente ed eventualmente di aprire un conto corrente cointestato solamente per la gestione delle necessità familiari, quindi per il pagamento delle utenze piuttosto che della rata del mutuo, in modo da avere una netta divisione delle nostre entrate rispetto a quelle del nostro partner. L'esempio che vi voglio raccontare è quello di una giovane coppia, sposata da circa 3 anni, lui manager, sempre impegnato e sempre in giro per il mondo, lei casalinga. A distanza di 3 anni succede che lei si innamora di un'altra persona e decidono di separarsi. E qui iniziano i problemi. In fase di separazione, l'ex moglie chiede che la metà della somma, cospicua tra l'altro presente sul conto corrente, la metà venga attribuita a lei. L'ex marito spiega al giudice che quelle somme sono frutto della sua attività, ma la giurisprudenza ha assimilato la cointestazione fittizia di un conto corrente ad una liberalità indiretta e questo si traduce in un arricchimento a favore dell'altro cointestatario. In mancanza dello spirito di liberalità, ovvero la volontà di donare, il denaro continua ad appartenere a chi lo ha conferito, che però ha l'onere della prova. Quindi l'ex marito deve riuscire a dimostrare che quelle somme non sono state donate, ma erano solamente somme a disposizione per l'attività familiare. L'ex marito purtroppo non è riuscito a dimostrare questo e quindi la metà delle somme presenti sul conto corrente il giudice le ha attribuite all'ex moglie. È chiaro quindi che avere un conto corrente cointestato, dove magari ci sono sopra parecchi soldini, può provocare questi problemi nel caso di cointestazione tra coniugi o tra compagni. Ma ci sono anche altri casi, dicevo prima. Uno dei tanti esempi tipici dei nostri italiani è quello di avere un conto corrente insieme con i genitori, perché non si sa mai, il genitore sta male, il genitore si ammala, piuttosto che, e però può succedere che sia il figlio che viene a mancare prima del genitore, purtroppo. E in questo caso cosa succede? Se il figlio è sposato e magari ha anche dei figli, è evidente che quella parte di conto corrente lì vada in successione. In successione chi? Agli eredi legittimi del figlio. Quindi i genitori per quella quota di conto corrente ne perdono possesso. Lì poi sta nei rapporti che ci sono tra generi e suoceri, piuttosto che magari si risolve comunque, però è un rischio che si corre. Facciamo l'esempio che uno di questi figli sia in corso di separazione, succede il fattaccio, è evidente che la volontà di quei genitori non era di lasciare i loro risparmi al genero, però purtroppo la legge prevede questo. Un altro rischio legato ad un conto corrente cointestato è la possibilità che possano sorgere dei problemi ad uno dei cointestatari, problemi legati al fisco o di altra natura, che possono portare al blocco o al sequestro del conto corrente,
con naturale conseguenza dell'impossibilità da parte degli altri intestatari di disporne liberamente delle somme. Bisogna quindi prestare attenzione e avere ben chiari tutti i pro e tutti i contro di un conto corrente cointestato. Se hai dei dubbi in merito, non esitare a contattarmi. Volentieri sono a tua disposizione. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se ti è piaciuto, condividilo pure con i tuoi amici e ti ricordo di mandarmi le tue domande su WhatsApp scrivendomi o mandandomi un vocale al 347 0433 875. Da Enrico Mantovanelli, un cordiale saluto. Se ti è piaciuto questo episodio, iscriviti al canale podcast di Educazione Finanziaria nella tua piattaforma di ascolto preferita e attiva le notifiche. Se hai delle domande, scrivi a info@enricomantovanelli.it. Trovi tutti i riferimenti di Enrico in descrizione.